Buon pomeriggio e benvenuti qui su Radio Belle Monella. Abbiamo abbondantemente annunciato questo grandissimo appuntamento. È per me un piacere e un onore avere Mario Venuti in diretta. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Buonasera Mario, cioè, è proprio Mario Venuti col cappello di Mario Venuti. Dov'è il teschio di Mario Venuti? La copertina? Non è andato? Non l'ho portato. Non l'hai portato oggi. Parliamo subito di questo bel lavoro. Insomma, io oggi ho fatto un bel ascolto di tutti i pezzi, perché io sono ligio, ho il dovere. Ti interrogo a saltare. Adesso poi io mi scrivo alcune cosine, insomma, alcuni pezzi dei testi che ho ascoltato. Tanto complimenti, insomma, per l'occasione, come hai visto, magicamente è comparso nel nostro studio anche un pianoforte. Poi, se tu vorrai, potrai ovviamente approfittarne di usare quel clavinetto. Nova. Okay. Va bene. Allora, Mario, insomma, parleremo di alcuni pezzi. Intanto, quello che ci manca ha aperto questo lavoro tuo, che è L'Ultimo Romantico. Sei davvero l'ultimo romantico rimasto tra i cantanti italiani? No, spero di non essere né l'unico né l'ultimo. E poi romantico va inteso nell'accezione non di sentimentale. Raccontami. Romantico ma non tanto sentimentale. Sì, sentimentale quanto basta, ma romantico è più nel senso originario del termine, quindi più di uno slancio di ideali, di passioni. Sei andato a pescare un po' indietro. Sì, soprattutto reazione all'estrema razionalità dei tempi, che sono così fin troppo numerici. Stiamo lì a guardare ogni giorno lo spread, la borsa, e per carità la crisi economica morde e fa soffrire, però il nostro lavoro tocca altre corde, e quindi proprio per contrasto il nostro lavoro assume ancora di più contorni romantici, perché noi andiamo a parlare di altre cose, non andiamo a toccare il cuore dell'anima, e quindi il nostro... Il sentimento vola alto, insomma, in questo caso, vero? Il tutto si apre con Rosa Porpurina, no? Mi ha un po', insomma, intrigato. Lode agli uomini, agli angeli, che cos'è? Una specie di preghiera? Che sì, raccontami. C'è qualcosa di mistico. C'è qualcosa? Che poi... è un inno alla bellezza, la rosa, perché è la natura che esprime bellezza, quindi un fiore più bello che nasce spontaneamente dalla natura. Porpurina perché macchiato di sangue, perché la rosa, volevo dire, la rosa è il simbolo dell'arte, della bellezza, è macchiato di sangue perché è, come tutta l'arte che si rispetti, è macchiata di viene dalla sofferenza. È facile secondo te o è difficile intervistare Mario Venuti? Perché sei un personaggio un po', no? Lo dirai alla fine dell'intervista del... Non vorrei fare il marzullo della situazione, però insomma è bello, insomma, chiacchierare con te di questo tuo lavoro. E sei artista anche quando racconti della tua arte, voglio dire, non è che mica sono part-time. No, infatti a tutto tondo, no, come si suol dire. No, sei un po' mistico, a parte Rosa Porpurina parli, insomma, di questa lode, no, agli uomini, dicevo, agli angeli. Che hanno scelto la bellezza come unica compagna, quindi è un inno alla bellezza, un inno all'arte, alla bellezza. Poi passi a Trasformazioni e lì arriva la profezia dei Maya e altre cose, quindi un po' mistico lo sei, però no? No, puoi dire anche una certa spiritualità, sì, però diciamo che il misticismo è un'altra cosa. Spesso fa rima con mistificazione. Aia. Non sono tanto, sono molto diffidente, però mi interesso di tutto, e le culture comunque, anche se non ci credi, anche le religioni, anche se non ci credi, portano con sé un carico comunque di segni, di segnali, di simboli che sono frutto della vita, e quindi interessante. A proposito di credere, c'è qualcuno che non credeva che tu potessi cantare e cantare bene, ed era tuo professore, ti risulta? Beh sì, ho subito l'onta di essere escluso nelle prime selezioni. Ah, yeah. quando il maestro di musica dice: vediamo un po' come sapete cantare tu, però tu no, venuti via, niente, via. Per me è no, via. Come nei talent che si rispetti di oggi, no, non era proprio così, insomma, era un po' diverso, ma più o meno, insomma. L'hai ritrovato questo professore? Sì, hai creduto? Sì. No, non ne abbiamo parlato, abbiamo va bene. Passiamo alla canzone che fra un po' ascolteremo, che è Fammi il piacere.
a chi è indirizzata. Ma questa canzone è nata in pieno periodo bunga bunga olgettine, insomma tutto sto stuolo di ragazze col tacco 12 che si facevano, ecco. E tuttora si fanno, cercano di farsi strada nella vita a tutti i costi. Qualcuno ce l'ha fatta, no? Qualcuna anche magari cercando di andare a sedere in posti di rappresentanza, e allora io le invito gentilmente a scendere, a spostare il loro bel sedere da, mettere da un'altra parte il loro bel sedere, insomma a ognuno il proprio mestiere. È vero, però se loro sanno fare quello l'antico bene, mestiere che dobbiamo fare, ma anche l'antico mestiere è un nobilissimo mestiere, per carità, non voglio fare il moralista, ci mancherebbe altro, però diciamo a ognuno il proprio fai quello, però non sederti magari in quei posti di responsabilità che magari potrebbero essere, insomma, di qualcun altro. Quindi fammi il piacere, Mario Venuti.